Salve ragazzi e bentornati a Video Game News, il TG di Every Eye che vi consente di rimanere sempre aggiornati sulle più importanti notizie del mondo videoludico. Anche se il Tokyo Game Show inizierà ufficialmente fra 2 settimane, cominciano già ad arrivare i primi annunci dall'Oriente. Ad aprire le danze è Sony che nella sua conferenza pre-TGS andata in onda ieri ha presentato tantissime novità per le sue console. Ai titoli in uscita prossimamente su PlayStation 4 si aggiungono quindi Disgaea 5, un nuovo capitolo di Is, Dragon Quest Heroes e Persona 5, che uniti a prodotti del calibro di Yakuza 0 faranno indubbiamente la felicità dei giocatori nipponici. Rivelata infine anche la data d'uscita giapponese dell'attesissimo Bloodborne, fissata per il 5 febbraio dell'anno prossimo. Vi rimandiamo comunque alle nostre news su everyeye.it per i dettagli completi dell'evento, che si è rivelato sicuramente interessante. Le novità svelate all'evento Sony non riguardano soltanto esclusive PlayStation. Capcom ha infatti colto l'occasione per annunciare ufficialmente Resident Evil Revelations 2, survival horror atteso nei primi mesi del 2015 su PS4, Xbox One e piattaforme di vecchia generazione. Le novità sul progetto purtroppo scarseggiano, sappiamo solo che a differenza del primo capitolo, i protagonisti di questa nuova avventura non saranno Chris Redfield e Jill Valentine. Il titolo sarà comunque mostrato per la prima volta nel corso del Tokyo Game Show, restate quindi su Every Eye per il nostro coverage dal vivo. Durante le ultime settimane sono circolate in rete diverse indiscrezioni che volevano un rinvio al prossimo anno della versione PC, Xbox One e PlayStation 4 di Grand Theft Auto 5, poi smentite ufficialmente da parte di Rockstar. Tuttavia la software house americana non ha ancora comunicato la data d'uscita del gioco, ma il rivenditore britannico Little Woods l'ha fissata per il 14 novembre di quest'anno. È bene ribadire che non si tratta in alcun modo di un dato ufficiale, in quanto né la software house né il publisher Take-Two Interactive si sono espressi in merito. Speriamo quindi di ricevere presto nuove informazioni. Grandi novità in arrivo anche da Nintendo. Nel corso di un direct dedicato al mercato giapponese trasmesso qualche giorno fa, la casa di Kyoto ha svelato l'esistenza del New 3DS. Un nuovo modello della console portatile che andrà a sostituire quello già esistente sia in versione standard che in versione extra large. Questa piattaforma sarà caratterizzata da una CPU più potente, un piccolo analogico aggiuntivo, la presenza di 2 ulteriori dorsali e la compatibilità con lo standard NFC. La console sarà commercializzata nella Terra del Sol Levante a partire dall'ottobre di quest'anno, mentre l'arrivo in Occidente è previsto per un generico 2015. L'annuncio di un nuovo capitolo della serie Saints Row era nell'area già da diverso tempo, ma Deep Silver e Volition hanno parzialmente smentito i rumor, annunciando Saints Row 4 Re-Elected, la versione PlayStation 4 e Xbox One del free roaming uscito in precedenza su PC, Xbox 360 e PS3. Rispetto al titolo originale, questa nuova edizione godrà ovviamente di numerosi miglioramenti tecnici, possibili soltanto grazie alla potenza delle nuove console. Tuttavia, anche gli utenti in cerca di novità non sono stati delusi. Le due compagnie hanno infatti svelato Get Out of Hell, espansione standalone prevista per tutte le piattaforme sopracitate. Il DLC in oggetto, disponibile a gennaio insieme al remaster per PlayStation 4 ed Xbox One, è stato ideato per garantire agli appassionati un'esperienza cooperativa nei panni di Johnny Gat e Kenzie, grazie al quale gli utenti potranno sfruttare armi e poteri provenienti direttamente dalle più oscure profondità degli inferi. Rimanendo in tema di remaster, Tecmo Koei ha annunciato Dead or Alive 5 Last Round, picchiaduro in uscita su PS4, PS3, Xbox One e Xbox 360, previsto per la primavera del 2015. Al di là dei miglioramenti tecnici per le versioni next gen, supponiamo che il pacchetto includerà i DLC pubblicati fino ad oggi, insieme magari a qualche contenuto inedito realizzato per l'occasione. Non ci resta dunque che attendere ulteriori informazioni in merito, con la speranza che vengano comunicate il prima possibile. E chiudiamo l'edizione di oggi con le nostre consuete top e flop news. Il top odierno spetta di diritto a Hideo Kojima. L'eclettico e talentuoso sviluppatore di Metal Gear, infatti, ha rivelato sul palco della conferenza Sony pre-TGS che il teaser giocabile di Silent Hills, pubblicato in esclusiva su PlayStation 4, è stato scaricato ben 1 milione di volte dal PlayStation Store. Si tratta di un risultato sicuramente notevole per una demo, che evidentemente ha suscitato moltissimo interesse fra gli appassionati di horror che hanno visto di buon occhio la collaborazione fra il game designer nipponico e Guillermo del Toro. Il flop di questa settimana ci sentiamo di assegnarlo a Nintendo. La casa di Kyoto ha infatti rivelato che per il New 3DS annunciato di recente sono in sviluppo alcuni titoli esclusivi che beneficeranno delle migliori caratteristiche tecniche della console e che, di conseguenza, non saranno giocabili sulla piattaforma precedente. Il New 3DS, ad esempio, accoglierà in esclusiva Xenoblade Chronicles, lo splendido JRPG sviluppato da Monolith e già disponibile su Wii.
Questa scelta ha destato un profondo senso di delusione in tantissimi utenti, spaventati dalla possibilità, forse non troppo remota, che le future produzioni first party di Nintendo vengano destinate soltanto alla nuova piattaforma. Un dettaglio da non sottovalutare riguarda anche la pubblicità. La compagnia nipponica dovrà infatti essere in grado di mettere alla luce le differenze fra i due modelli di console e soprattutto di illustrare nel modo più chiaro possibile sulle confezioni dei giochi la compatibilità con le macchine della famiglia 3DS. Con questa notizia finisce qui il nostro TG Videoludico con Video Game News. Noi vi diamo appuntamento, come sempre, al prossimo venerdì. Ciao a tutti!